Beh, intanto è il terzo risultato utile positivo, è già un fatto notevole per una squadra che abbiamo rifatto a dicembre, che il nostro direttore sportivo ha rifatto a dicembre, per cui obiettivamente già venire a Sederno, che è un'altra squadra che lotta come noi per non retrocedere, e prendere un punto è già un fatto positivo. Nel secondo tempo forse meritavamo anche qualcosa in più, abbiamo avuto due o tre occasioni nitide, la palla non è entrata, pazienza, speriamo adesso nelle due prossime occasione, quella con la Benestarna Telese in casa e poi il recupero del 22, di fare il risultato pieno. Ecco, cercando così di incrementare un po', perché oggi veramente con i risultati che ci sono stati, sì, la Bolognese si ritrova ultima in classifica. Nuovamente ultima in classifica, siamo sfortunati, c'è poco da fare. Beh, speriamo nelle altre prossime partite. Grazie Presidente. Allora, ecco, direttore sportivo. Allora, abbiamo visto una squadra che nel primo tempo, dobbiamo dire, non ci è dispiaciuta, sia per come ha manovrato con palla a terra e sia perché ha equilibrato la veemenza del Siderno, che cercava di sbloccare il risultato. Ha avuto due occasioni nettissime, una al terzo, una al dodicesimo rigore, e poi con Morabito, che non è riuscito, Calarco è stato bravissimo in uscita, perché sì, si è dimostrato un gran bel portiere. Calarco ha sventato parecchi pericoli alla porta del Bolognese, però poi è riuscita pian piano a conquistare campo e a tenere testa. Però nel secondo tempo l'abbiamo vista calare, il Sederno ha giocato quasi sempre nella metà campo della Bolognese, poche le sporadiche, i contrattacchi della Bolognese. Eh beh, la stanchezza si fa sentire, noi non siamo abituati a giocare su un campo in erba, quindi siamo un pochettino anche svantaggiati, ecco. È pesante, quindi tutti sanno che il campo è pesante, noi giochiamo su un altro tipo di campo, siamo abituati a giocare su un altro tipo di campo, quindi per noi era un po' difficile. Comunque abbiamo tenuto bene, potevamo sfruttare qualche contropiede in più perché loro ci hanno dato campo, però la stanchezza si è fatta sentire nell'ultima mezz'ora, ecco. Comunque la mancanza di una vera punta si fa sempre sentire, comunque non è un rimprovero, ecco. No. Cioè, ecco, io quando faccio le domande sembra che sono sempre dei rimproveri, invece no. Perché capisco la situazione, so la realtà, e quindi non si può fare altro. Noi le punte abbiamo contattate, abbiamo cercate fino all'ultimo, ma stiamo cercando ancora perché qualche svincolato c'è. Vediamo, se riusciamo a fare quest'ultimo colpaccio e si può venire a dare una mano, ben venga. E quindi c'è qualche cosa in movimento? Vediamo, qualcosa c'è. Vediamo. Comunque speriamo, a prescindere da questo movimento, speriamo che si riesca un po' a risvegliare la squadra nel secondo tempo, perché l'abbiamo vista sia nel primo, nel primo incontro. Ecco, siamo col direttore sportivo della Bovallinese, Costabile. Allora, abbiamo chiesto, speriamo di svegliare la Bovallinese nel secondo tempo, perché l'abbiamo vista col bianco e nel secondo tempo un po' si è seduta, mentre nel primo tempo ha giocato molto molto bene e oggi è alla pari del Siderno nel primo tempo. Nel secondo tempo si è un po' seduta. Guardi, noi stiamo facendo abbiamo fatto il richiamo a dicembre, quindi anche un po' le gambe sono un po' appesantite per la preparazione che è stata fatta. Hanno lavorato tanti ragazzi, stanno ancora lavorando con il nostro preparatore, quindi per questo si fa un po' sentire. Speriamo che fra uno o due partite riusciamo anche il secondo tempo a macinare quel gioco che facciamo il primo tempo, ecco. E se mi permette voglio fare un'altra cosa, voglio complimentarmi con il nostro portiere perché è doveroso. Il migliore in campo, non è la prima volta. Oggi c'era anche un articolo sulla Gazzetta che è uno dei migliori in promozione, quindi mi complimento con lui veramente. Allora siamo con mister Mollica, l'allenatore del Siderno. Mister, una squadra che nel primo tempo forse ha fatto un po' troppa confusione, invece nella ripresa, con gli spostamenti che lei ha optato nel riposo, negli spogliatoi, abbiamo visto un Siderno diverso. Con un pizzico di fortuna in più forse avrebbe conquistato i tre punti. Ma veramente non sono d'accordo con te, perché il Siderno secondo me ha giocato meglio nel primo tempo che nel secondo. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di confusione. Forse tu parli da tifoso del Bovalino e allora ti è piaciuto di più il Siderno nel secondo tempo perché sei tifoso del Bovalino. Ti posso interrompere, scusami. Allora io mi riferivo al fatto che nel primo tempo, tranne i primi 15 minuti che abbiamo visto, che avete avuto due occasioni, il calcio di rigore più l'azione con Morabito che non è riuscito in uscita a superare Calarco, anche qualche altra piccola occasione, poi la squadra ha giocato sempre con lanci lunghi, prendeva o il capitano o Spanò o Fuda e tentavano il lancio lungo perché non riuscivano a manovrare il centrocampo. Questo è quello che io volevo dire. No, questo qua non è dire che è soltanto quello. Quello è un gioco tattico che abbiamo preparato.
differenziando da altre volte che abbiamo fraseggiato con i ragazzi che sono in avanti. Però io voglio fare un complimento a tutti i ragazzi che si sono prodigati, si sono impegnati allo spasimo, e se il risultato non è venuto ci dispiace, però l'importante è che i ragazzi hanno dato tutto dentro il campo. Comunque è un Siderno che fa ben sperare, visto principalmente la volontà e poi visto il fatto che abbiamo visto una squadra rispetto a come era prima, molto più veloce, molto più di movimento. Ma i ragazzi sono di qualità, questi, non è dire che abbiamo dei ragazzi che non vanno bene per la promozione, anzi qualcuno potrebbe giocare anche in categorie superiori, però se ci troviamo in queste situazioni, allora può darsi anche i ragazzi stessi sentono la responsabilità del risultato e alle volte per piccoli episodi il risultato non viene. Comunque quel pizzico di fortuna che non c'è stato, che è mancato al Siderno per la vittoria, è dovuto anche al fatto che forse c'è un po' di carenza in attacco? Ma no, siamo abbastanza in attacco. Il fatto è, come tu sai, tu hai giocato anche al calcio, gli attaccanti alle volte segnano 4 gol a partita, alle volte passano 10 partite e non segnano. È fortuna e sfortuna anche degli attaccanti. Comunque allora speriamo che si sblocchino e cominciano a segnare a raffica, perché bisogna fare punti. Sì, sì, sicuramente si deve cambiare tendenza e già da Soriano si deve andare a fare punti. Comunque, come dicevo prima, che poi non si è sentito, forse in radio ci è sentito, in televisione no, il fatto che facciamo i complimenti al mister perché ci è piaciuto lo spostamento di Marmina da laterale di attacco a sinistra a... No, c'era Marmina che era davanti alla difesa. No, Marmina, scusami, l'11, 40. Ah, 40. Ecco, 40, ci è piaciuto questo spostamento di 40 che prima giocava a sinistra e l'avevi spostato davanti alla, e ha dato un po' di equilibrio. Sì, questa è la fortuna degli allenatori, avere dei ragazzi che sono una specie di jolly che li puoi adoperare in varie parti del campo. Comunque, mister, allora, alla prossima e speriamo che il Siderno riesca a conquistare i 3 punti. Sì, ti ringrazio, faccio un complimento anche al Bovalino perché ha fatto la sua onesta partita. Certo, noi, come hai detto tu, con un po' di fortuna in più meritavamo la vittoria, però si va avanti e si pensa alla prossima partita.